La cosa veramente preoccupante è la costanza con la quale si ripetono questi furti nell'area urbana, e noi commercianti siamo tutti un po' spaventati, sinceramente, perché ogni sera c'è il 50%, è come una roulette che tocchi a qualcuno di noi. Un colpo al giorno nelle ultime settimane, un'ondata inarrestabile di furti nelle attività commerciali del centro cittadino di San Giovanni Valdarno. L'ultimo la scorsa notte, quando i ladri hanno preso di mira una gelateria di Via della Costituzione, molto simile al modus operandi agli altri colpi messi a segno. I banditi infatti hanno forzato la porta con un piede di porco e sono entrati nel locale. Dalla cassa hanno preso il denaro, circa 100 euro, e poi sono fuggiti. Sono stati vicini ad accorgersi dell'accaduto e a chiamare i proprietari. Subito è scattata la denuncia ai carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. Il fastidio è tanto, perché non possiamo lavorare in questo modo. Siamo oggettivamente stanchi, perché non è la notte stessa che non lavori, sono anche le notti dopo, perché quando entrare diventa facile, possano entrare oggettivamente tutte le sere. Si tratta dell'ennesimo furto nel centro della cittadina. C'è tensione, sento anche nei miei colleghi tensione. Questo discorso non possiamo tenere le casse aperte per far prendere solo gli spicci, perché comunque diventa una tassa. Diventa una tassa ancora più grave nel momento in cui non riescono a entrare, come dei colleghi qui di San Giovanni, e ti distruggono mezza entrata. In quel punto diventa veramente oneroso anche per noi. Non sono i 50 euro, sono tutti i costi per rimettere a posto l'attività. Sempre nel Valdarno, Aretino, a Terranuova Bracciolini, alcuni giorni fa nel mirino di una banda era finito anche un bancomat che era stato letteralmente fatto esplodere.